Diciamoci la verità, giochiamo a carte scoperte, è molto raro che un volto popolare di una TV concorrente, tra l'altro di un programma molto bello, una giornata particolare, in onda in prima serata, accetti un invito in un programma della RAI, del primo pomeriggio. Sono veramente orgoglioso che abbia accettato appunto il nostro invito, la nostra proposta di parlare di storia con la generazione Z e con i boomer, a bella ma Aldo Cazzullo! La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali. Tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. Con questo capolavoro di Francesco De Gregori, La storia siamo noi, diamo il benvenuto ad Aldo Cazzullo. Aldo, grazie di cuore. Grazie a te Pierluigi e complimenti a te per questa idea bellissima del confronto generazionale, mi sto già divertendo, anche se purtroppo temo di essere più dalla parte per motivi meramente anagrafici, però qua ci sono i nostri figli, i nostri nipoti. Senti Aldo, il pubblico televisivo ti conosce non solo per le tue innumerevoli partecipazioni negli anni nei principali talk show politici, anche ovviamente del servizio pubblico, ma soprattutto recentemente per il successo di una trasmissione che si chiama Una giornata particolare. Questa trasmissione si inserisce, e questo tema di oggi, in relazione ai 70 anni della Rai TV. La storia della Rai TV, che cosa ha regalato al costume nazionale agli italiani? Guarda, intanto i miei primi ricordi sono legati alla Rai. Mi ricordo ad esempio l'Eneide, che veniva commentata da Ungaretti, cioè uno dei più grandi poeti che l'umanità abbia mai avuto. Quindi era un livello veramente altissimo. E poi Sandokan, Pinocchio, il Pinocchio di Comencini con quella musichetta irresistibile, con Franco Franchi e Ciccio Garcia, che erano Gatto una Volpe, meglio ancora dell'originale di Collodi. Quindi sì, insomma, a livello altissimo. Cioè, Mike Bongiorno faceva 25 milioni di telespettatori e la sera dopo, il venerdì, Tortora altrettanti. Cioè, la RAI coincideva con la vita degli italiani, con la vita politica, ancora di più con la vita sociale, anche sentimentale.